Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e benvenuti qui con me a un'altra puntata di Rome 2 Total War. Ragazzi, eravamo rimasti a questa battaglia, però stavo anche ben pensando che sarebbe abbastanza idiota giocarla, visto la difficoltà di questa cosa, per cui la facciamo in automatico. Vediamo di combattere un qualche cosa dove ci sia un rischio un attimo maggiore e che quindi magari ci sia necessità, ecco, per cui combattiamo. Ok, direi che li abbiamo spappolati e sbudellati con grande cattiveria. Uccisi tutti, distrutti tutti, noi abbiamo perso poco o niente. No, ma veramente poco o niente. Per cui occupiamo la città. Grado aumentato di due di queste... Ok, di due di queste eserciti. Allora, nuovo aiutante. Allora, per quanto riguarda le aiutanti... io punterei... Oddio, che un generale abbia un po' più di astuzia non è che mi dispiace, comunque, giusto, perché... Dai, facciamo questa cosa qui. Con te puntiamo sull'autorità, ovviamente. Quindi andiamo a 7. Stai diventando un generale interessante. E sei aumentato anche tu. Tu hai già la tua schiava Barbara. Brutto zozzone che non sei altro, so io. Te cosa fai con la schiava Barbara? Allora, direi che aumentiamo anche a te l'autorità. Ok, tu invece non ti si caga proprio. Sei una merda. Ok, questo è stato appurato. Sei abbastanza scarso. Però vediamo già subito di, orca miseria, di smantellare tutto e di rifare ogni edificio. Allora, di fare qua però, ecco, potrebbe essere interessante qui dover fare una banchina o il bacino di carenaggio. Allora, il bacino di carenaggio... iniziamo a fare delle navi interessanti, per cui io direi assolutamente questo. Nonostante diminuisca l'ordine pubblico, però vediamo di... Ehi là. Ah sì, ok. Allora noi facciamo... Ma che cazzo facciamo? Facciamo questo. Facciamo questo. Qui dobbiamo... Vabbè, una cosa la possiamo anche cambiare per migliorare l'ordine pubblico e mi sta bene. Qua però smantelliamo. E qui anche, perché non ha senso fare tutta sta roba. Ok. Allora, qua dobbiamo decidere cosa fare. Se puntare al discorso legionari, oppure la cavalleria di sentinelle, di Britannia ausiliaria, gruppo di lancieri ausiliari, fanteria ausiliaria, frombolieri. Mamma mia, però. Qua ci sono delle nuove unità, per cui... Giusto per vederle, Giusto per vederle. Come cazzo siamo messi qua? Porca miseria, ma tu sei pronto da un pezzo? Allora, ti faccio muovere con grande rapidità. Dai, dai, corri veloce, 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 come se non ci fosse un domani, dai. Che ti devo far arrivare velocemente, perché voglio provare questi cazzo di arcieri. Finalmente abbiamo gli arcieri, finalmente! Eureka! Allora, controlliamo... Allora, qui abbiamo già controllato gli edifici, però voglio controllare anche tutto il resto.
Qui abbiamo già visto, vero, che si possono fare. Abbiamo sbloccato il discorso degli arcieri. Qua un po' mi dispiace, però meno 10 all'ordine pubblico è insostenibile. Ma davvero insostenibile. Per cui qua va bene così com'è. Tolosa anche, penso, perché... Sì, ci faremo più soldi, però non è che guadagniamo proprio poco poco adesso, per cui... No, direi che così va bene. Allora, qua diminuiamo un po' l'ordine pubblico, che comunque è elevato, anche se credo perché sia anche per il passaggio di questo benedetto esercito. Eventualmente lo valutiamo dopo, perché un meno 4 l'ordine pubblico, aumentiamo di tanto il cibo, però anche perché avere un cibo così alto vuol dire che posso costruire anche delle strutture che me lo tolgono invece il cibo, però devo vedere come risulterà poi essere l'ordine pubblico, per cui lo vedrò dopo. Qua l'ordine pubblico non è messo proprio da Dio, anche se abbiamo fatto il cacatoio. Anche se abbiamo fatto il cacatoio, non ce n'è. Vabbè, non importa. Ok, potrei fare questo. Ci toglie un po' di cibo, però dovrebbe migliorare un po' la situazione. Ok. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Qua dobbiamo guardare anche a sud. Ah, ok, avevamo già mosso, mi ero scordato questa cosa, mi ero scordato. Qui abbiamo anche il nostro Champions. Ok, allora passiamo il turno e vediamo come rispondono i nostri amici i ceni alla nostra attuale presenza nel loro territorio. Ovviamente non credo che saranno particolarmente felici. Vediamo subito. Oddio, cosa vogliono? Allora... Questi qua vogliono un patto di non aggressione. Ma perché mi domandano tutti sti soldi? Siete proprio dei coglioni, però. Non vi voglio pagare. Ma non esiste. Se vuoi è così. Ma no. Fottiti. Bastardo. Allora, ragazzi, qua ci stanno attaccando. Però io non ho ben capito il perché non posso sfruttare i miei di rinforzi. Cioè, rendiamoci conto, lui sfrutta tutti i suoi. E io manco uno. Non ho capito il perché, visto che sono anche tanto vicini. Tra l'altro. Vabbè, allora adesso vediamo perché mi ritirerò leggermente. Perché ho intenzione di... Ma non andare là in fondo, brutto stronzo. Sì, buonanotte. Questo è ancora peggio. E non posso ritirarmi soprattutto. E non posso ritirarmi soprattutto. Porca vacca, avrei fatto meglio a combattere prima, mi sa, Perché non posso ritirarmi? Non posso farlo. Vabbè, sentite ragazzi, ce la combattiamo? Cosa ne dite? Sono tantissimi, Io ho veramente quattro cani pelosi, mi conveniva fare prima, vabbè, ma comunque io me la voglio combattere, mi hanno rotto il cazzo questi, ok? Ce la combattiamo, via! Ok, allora siamo in un terreno di cacca e non posso neanche scegliere. Che brutto. Allora, vediamo un attimino dove posizionarci, Siamo in un terreno piattissimo, porca troia. Allora, va bene. Ci metteremo su quest'angolo, quantomeno. E ho intenzione di partire. Disponendo la prima linea che saranno i nostri veliti. Allora, poi ci sposteremo eventualmente, ma intanto i nostri veliti facciamo una formazione piuttosto lunga. Coprire bene un pochino tutto il nostro esercito. Anzi, no, perché non credo di arrivare così lungamente con la fanteria. Perché
per cui intanto così sono solo 4 unità, le raggruppiamo. Allora, poi mi serve la fanteria. C'è differenza però anche fino a un certo punto, nel senso che vabbè, vediamo di disporre allora anche questi. Ecco, in una formazione di questo tipo. Ok, orca miseria, si è inscurito tutto. Che cazzo è successo? È passata una nuvola. Adesso abbiamo la nostra cavalleria. Io il generale, come voi sapete, lo lascio qua dietro a se stesso. Però abbiamo diverse altre unità. Io proverei a tenere. Allora, due cavallerie che poi sposterò da questa parte. Mentre una la potrei tenere comunque su questo lato che poi muoveremo a bisogno, ok? Non le raggruppo, anzi, scusatemi, raggrupperò solo queste due. Solo perché così mi è più comodo poi spostarle. E adesso, dannazione, gli onagri avrei preferito avere le baliste. Però cerchiamo di tenere le macchine d'assedio in una posizione tale come qua. Ok. E scegliamo dei proiettili. Allora, ecco, le baliste useranno decisamente proiettili esplosivi. Voi vi faccio usare i proiettili infuocati. Il loro raggio d'azione è, mamma mia, qua è abbastanza corto. Vediamo se riusciamo a spostarli magari quanto più avanti possibile. Insomma, poi decideremo cosa fare. E intanto li uniamo anch'essi nello stesso gruppo. Ok. Signori, siamo pronti per questo esperimento, questa battaglia. Iniziamo. Ecco, mi ero dimenticato. Voi me le infuocate tutte le vostre armi. Allora, la cavalleria la spostiamo da questo lato. Vai tranquilla, perché tanto ora che questi arrivano di qua. Orca vacca, però mi ero scordato di dove potevamo avere, dove potevano avere i loro rinforzi. Allora, dobbiamo spostare tutto il nostro esercito. E facciamo così. Tutti nello stesso gruppo. Ah, vediamo se possiamo. No, scusatemi, ho sbagliato. Come faccio a girarlo? Che adesso non me lo ricordo più. Allora, intanto creiamo una formazione di gruppo bloccata. E noi adesso ci metteremo a proteggere questo angolo. Ok. Anzi, meno strada facciamo, meglio è. Facciamo così, va. Siamo vicinissimi. Al bordo, purtroppo. Siamo un po' chiusi in quest'angolo. Le macchine d'assedio ci impiegheranno un po'. Va bene. Però va bene, ce la dovremo fare in ogni caso. Ma il loro altro esercito invece di rinforzi? Mamma mia, quanti sono, ragazzi! Sono veramente tanti. Allora, Equites.
Spostiamoci ancora un po'. No, no, dai, ok, ce la facciamo anche con le macchine da sedia. Non ci facciamo prendere alla sprovvista. Con calma, non vi affaticate, non vi stancate, per favore. Ok, le macchine d'assedio sono quasi pronte. Questi stanno unendo le forze, praticamente. Sono tantissimi lancieri. Quindi purtroppo gli arcieri li potremmo... sì, scusatemi, la nostra cavalleria la potremmo utilizzare solo sui loro... sui loro giavellottisti. Hanno anche una cavalleria però sulla biga. Ok, su biga, va bene, va bene. Ok, siamo pronti. Siamo in formazione, ci siamo. Adesso vediamo cosa vogliono fare. Io starò qua fermo e vi aspetterò. Allora, vogliamo eventualmente risuddividere i gruppi. Allora, va bene, questo rimane così. Ok, la loro cavalleria iniziamo un pochino a decimarla. Pronti perché mi sa che stanno cercando di attaccare la mia cavalleria. Ok, provino pure, perché troveranno pane per i loro denti. Allora, scusatemi un attimo, io prima devo risistemare questi cosi, ok? Perché dopo voglio avere un controllo più rapido delle mie unità. Per cui ho necessità un attimo di... Ok. Però lo volevo risbloccare. No, va bene, non importa. Allora, togliti. No, dannazione, non volevo fare un gruppo. Sciogliela, eccola lì. Voi due anche. Allora, me ne crei prima un altro e poi lo sciogli. Ok, anzi no, scusatemi. Mi crei un gruppo che sarà il 3 e questo invece devi semplicemente andartene fuori dai coglioni. Ok. Allora, stanno attaccando soprattutto sul nostro lato destro. Qui, ok, attacchiamo da queste parti. Anche qua con le nostre catapulte vediamo di attaccare i loro uomini. Indebolendo un po' tutti i lati. Noi intanto pensiamo alla cavalleria. Con queste truppe. Ecco, scusatemi, ho bloccato un attimo. Allora, potrei fare una cosa di questo tipo. È una bella cavalleria testuggine. Allora, attenzione qua. Attenzione qua.
Ok, stiamo attaccando. Oh, il loro generale, molto bene. Stiamo scattando e non capisco il perché, onestamente. Allora, cavalleria. No, facciamo un attimo di attenzione, per favore. Non so perché stiamo scattando, ma... Allora, adesso abbiamo degli Equites che possono, per esempio, attaccare bellamente le loro unità. Porca vacca. Il loro generale è anche già stato messo in fuga, molto bene. Sì, allora, torniamo un attimo indietro per piacere. No, ma di corsa, per favore. Cazzo, oh. E qui? Porca miseria, stiamo scherzando. Qua ci stanno fottendo la cavalleria. Ce la siamo proprio persa lì. Arca vacca, questi sono passati sulle nostre... Sulle no, non ce ne siamo accorti. Vabbè, non importa. C'è troppo casino qua, eh. C'è veramente troppo casino. Non siamo riusciti a far fuori la cavalleria. E allora l'unica è continuare a sparare. No, il nostro generale, per favore. Ma stiamo scherzando? È un disastro qua. Vabbè, almeno le nostre catapulte qui ci sono ancora. Abbiamo perso completamente un'unità. No, prima mi finite questa. Ok. La cavalleria anche l'abbiamo persa. Il generale gli facciamo fare un qualche cosa, tipo inseguire qualche fuggiasco, non lo so. No, fermo, 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 dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Porca miseria, no, eh. Cazzo, ma perché queste si sono mosse? Chi cazzo è che gliel'ha detto? Porca troia. Dai, di corsa. Almeno non faranno granché. Allora. La nostra fanteria. Mi dispiace per le macchine d'assedio, purtroppo hanno perso un bel po'. La nostra cavalleria. Ok. Indietro. Allora, voi avete finito i vostri proiettili. Ma voi no.
Allora, vediamo con voi. Cerchiamo di attaccare qua. Con gli Equites vediamo di fare una bella carica. Questi sono quasi tutti. Urca miseria, adesso sono arrivati questi. No, ok, fermatevi. Porca miseria. Ferma. Aspetta. Ok, facciamo così. Generale. Voi rimanete belli indietro. Ok. Ci siamo riorganizzati un attimo. Ah, ma perché sparano anche loro prima di attaccare. Questa è bella. Adesso me ne sono accorto. Ragazzi, adesso me ne... Alla fine, alla 70... Cos'è? 74esima, 73esima puntata, mi sono accorto che questi quando attaccano sparano. Ma andate a fare il culo, va. Ok, sti stronzi si ritirano. Non proseguiamo oltre. Ok. Vediamo se riusciamo a sparare due o tre colpi. Allora, loro si stanno girando. Eh sì, figuriamoci. Questi hanno finito i colpi. No, no, ma allora se avete finito i colpi, voi mi dovete mollare. Mi dovete mollare tutto. Sono loro che possono ancora sparare. Cercano di attaccare sul lato, eh? Ok, allora, Equites. Iniziate a fare merda da questa parte. Allora, Onagri, fermi. Questi pretoriani se la vedono brutta se continuano così. Voi avete finito i proiettili, tornate indietro. Oddio, questi sono mezzi morti. Ho decisamente bisogno della cavalleria, mi sa, eh. Eccola la cavalleria che arriva. Ma questi sparano e si ritirano. Sto subendo troppe perdite. Con la cavalleria dovrei riuscire.
Allora, terminiamo la battaglia. È andata ben così e mi va bene così, ok. Termina la battaglia. Abbiamo perso. No, non ho perso unità, fortunatamente. Ho subito 422 perdite. Dai, non ho neanche fatto tanti morti con le mie stesse cose, però ne ho uccisi 2481, ragazzi. Ok, va bene, ce l'abbiamo fatta. Ok, lo scontro è stato fatto. Loro. Vabbè, io ho perso un'unità sola, va bene, non importa, si può rifare. Questi prigionieri li facciamo fuori tutti. Io non ho capito perché non mi hanno dato. Non ho avuto possibilità di fare rinforzi. Questa è una cosa che non comprendo. Allora, Cnosso continua. Basta chiedermi soldi, avete rotto le palle. Porca miseria. Vabbè, non so perché ha cominciato a scattarmi il gioco in realtà. Ma adesso indagherò eventualmente per il prossimo gameplay. E aspettiamo la fine del turno. Abbiamo guadagnato un grado. E ovviamente andrà all'autorità. Allora, le cose da fare però adesso sono queste. Io voglio prendere i miei uomini qua, rimandarli in città. E sistemare le unità che mi sono state danneggiate, reclutando un altro po'. Allora, abbiamo già visto che i veliti sono utili come un dito nel culo. A questo punto servono o arcieri o altro. Io faccio dei pretoriani, degli altri pretoriani, visto che devo contrastare. Ecco, non posso già perché sono pieno di unità. Visto che ci siamo, potrei prendere però questi e mandarli. Allora, o li mando avanti o arretro di nuovo. Beh, io devo capire però il perché non ho potuto dare manforte. Ma. Allora. Ok, aggiungiamo un altro legionario. Sì, un altro pretoriano qui, insomma. Ok. Un vero peccato però, eh. Cioè, perché riesco a batterli, però se sono i due eserciti insieme proprio gli stermino, altrimenti non so. Probabilmente non ho potuto dare manforte, e adesso ho capito come si fa, proprio per colpa dei loro agenti. Ma loro adesso mi hanno lasciato campo libero in città per creare altri disordini e creare, diffondere tensione. Ma puttana miseria. Adesso mi avete rotto le palle. Allora. Ok, incitiamo i disordini. Ma vedi che non è possibile, probabilmente, perché sono già troppo in positivo. Allora, vediamo cosa posso fare io. Sovversione, radunare gli schiavi, incursione. Assalta guarnigione, no, allora proviamo a vedere, diamoci conferta. Oh, ma però siamo riusciti a fare questa cosa, quantomeno. Adesso però abbiamo questi di secondo livello e di secondo livello, dovremmo riuscire a farcela sia con l'uno che con l'altro. Assassinio, 35%, proviamoci. Vabbè. D'accordo. Allora ragazzi, io voglio sperare che il gameplay vi sia piaciuto nonostante la battaglia,
Beh, no, non mi è dispiaciuta la battaglia. Poteva andare peggio, ero in svantaggio, in realtà l'ho vinta lo stesso, d'accordo? Erano delle capre. Vedremo di andare avanti comunque nel fronte nord nella prossima puntata. Intanto fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualche suggerimento, mi raccomando, scrivetemelo qui in descrizione. Qui nei tre commenti, scusatemi, in descrizione però potete vedere anche la pagina di Facebook, mi raccomando, contattatemi anche lì, scrivetemi e noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Ciao ragazzi, alla prossima! I mean no pain, I mean no pain.